Il nome del popolo italiano, tribunale di Trani, udienza del 15 settembre 2023, è emesso mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza. Letti gli articoli 533, 535 e 520 chiara, si prevede il giudizio di Pola, coperto degli atti consentiti ai capi A e B dell'imputazione, e unificati gli atti dell'articolo della continuazione, condanna di vita alla pena finale di anni 6 mesi 6 di reclusione, e l'udizio di Pola alla pena finale di anni 7 di reclusione, oggi alla condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali. Letti gli articoli 538 e seguenti di condanna di imputati di perdita di vita all'udizio di Pola, insolito con il responsabile civile per lo tagliare SPA, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali non subiti per effetto delle condotte prescritte dalle costituite parti civili. Bruni Francesco, con assegnazione della professionale pari a €200.000. Di Bari Vincenzo, con assegnazione della professionale pari a €200.000. Castellano Daniela, con assegnazione della professionale pari a €200.000. Tabarro Antonia, con assegnazione della professionale pari a €200.000. Acquaviva Angela, Acquaviva Riccardo, Acquaviva Pasquale, Acquaviva Filomena, Regione Puglia e persona delegata rappresentante pro tempore, Comune di Lupo, persona delegata rappresentante pro tempore, Comune di Corato, persona delegata rappresentante pro tempore, Comune di Andria, persona delegata rappresentante pro tempore, Codacons, persona delegata rappresentante pro tempore, Compro Consumatori, persona delegata rappresentante pro tempore, Associazione Apro Onlus, in persona delegata rappresentante pro tempore, Anni Lomus, in persona delegata rappresentante pro tempore, Associazione Nazionale di GEPA, in persona delegata rappresentante pro tempore, da liquidarsi in separato giudizio. Letto l'articolo 541, condanna di imputati di perdita di vita e di Pola, insolito con il responsabile civile per lo sbagliare SPA, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle costituite parti civili, che si liquida €16.000 complessivamente per la difesa delle parti civili, Acquaviva Angela, Acquaviva Riccardo, Acquaviva Pasquale, Acquaviva Filomena, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €10.000 in favore della parte civile costituita di Bari Vincenzo, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €10.000 in favore della parte civile costituita con Luigi Francesco, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €12.000 in favore delle parti civili costituite Castellano Daniela e Tabarro Antonio. €5.000 in favore della parte civile Regione Puglia e persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Comune di Andria e persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Comune di Lupo e persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Comune di Corato, in persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Codacons, in persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Consumatori, in persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Associazione Apro Onlus, in persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Anni Onlus, in persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. €5.000 in favore della parte civile Associazione Nazionale di GEPA, in persona delegata rappresentante pro tempore, oltre spese generali e accessori in conto per legge. Letto l'articolo 530 CPT, assolve Porcelli Alessio e Pistolato Francesco per le altre con la scritta i capi A e di istruzione per non aver commesso il fatto. Pasquini Enrico Maria, Dotti Massimo, Ronchi Michele per le altre con la scritta i capi C e D dell'istruzione per non aver commesso il fatto. E dal reato con la scritta il capo M per il fatto non sussiste. Rosselli Giulio delle altre con la scritta i capi E e D per per non aver commesso il fatto, e dal reato che è scritto il capo M perché il fatto non sussiste. Mastro Donato Vito dal reato che è scritto i capi E e F per non aver commesso il fatto. Spiraldi Giuseppe Francesco Michele, Zono Tommaso, Cassano Giordano e Teresa Antonio dal reato che è scritto i capi G e D per non aver commesso il fatto. Di Giambattista Virginia dal reato che è scritto i capi G e G per non aver commesso il fatto.
De Paola, Alessandro, Maturano, Pietro, del reato trascritto ai capi K ed L dell'imputazione per non aver commesso il fatto. Di Carrete, Vito, del reato trascritto al capo N dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato. Porcelli, Alessio, del reato trascritto al capo O perché il fatto non costituisce reato. Letto l'articolo 66 del decreto legislativo 231-01, la responsabilità per l'illecito amministrativo contestato al Piero Tramviaria S.p.A. a capo di legislazione, perché il fatto non sussiste. Si dispone di sequestro e la restituzione agli aventi diritto di quando occorre il sequestro, letto l'articolo 544,3 del CPD, indica il termine di giorni 90 per il deposito della notificazione.